canzone della grande capitolazione. Gli anni caldi, ero molto intraprendente, anzi a dirla proprio tutta, mi sentivo onnipotente, onnipotente. Non una poveretta qualsiasi, ma bella, intelligente, grandi cose in testa. La minestra del convento, me non mi piaceva affatto, c'erano troppi peli dentro, io volevo un altro piatto, un altro piatto. Niente, decido io, mica mi devo prendere il primo che capita. Il destino te lo scegli, sopra di me nessuno. Ma dal tetto del convento si è sentita una civetta stornellare in modo strano, stornellare un po' sospetta. Un po' sospetta. Cominciavano le carie e a seguire i mal di denti, i mal di denti. Ai, 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 due figli piccoli da tirar su, il prezzo del pane in continuo aumento e poi tutte le altre spese. Ma dal tetto del convento si è sentita la civetta stornellare contro vento, quasi quasi mi dischietta. Ecco qua la signorina, signorina tutto o niente, che c'aveva la ricetta, ma mancava un ingrediente. Un ingrediente! Mi trovai col culo per terra, pronta a strisciare. Meglio una sana concertazione con la controparte, una mano lava l'altra, del resto, a che serve sbattere contro i muri? Tutto o niente, cambio il mondo, faccio la rivoluzione! Si è finita, formattata, la capitolazione. Capitolata. Ne ho visti tanti che volevano dar l'assalto al cielo, come se il cielo era lì, a portata di mano. Chi ci crede ce la fa, volere e potere, il potere cambia tutto. Ma mentre mettevano su montagne, s'accorsero di quanto pesa anche un solo pugno di terra. Ma dal mal di denti un passo che ci arriva alla dentiera, gli anni caldi son finiti e ammainata la bandiera. La bandiera! E dal tetto del convento ricanta la civetta, stornellando compiaciuta, stornellando un po' furbetta. Maledetta, maledetta, visto quei sogni, visto quei sogni, che fine han fatto, troppe ricette, non cambia il piatto. Se crolla i muri c'è poco da dire, chiusa per ferie, trattoria dell'avvenire. Siamo uguali, tutti e due ugualmente messi male, perché entrambi siamo soggetti a un'autorità che ci sovrasta. Lei perché se no le levano la licenza di vendita delle sue mercanzie con un calcio nel culo, scusi la parola, la spediscono a farvi fame da un'altra parte qualsiasi. Me perché mi tengan sotto per via gerarchica, che se ti ribelli c'è la corte marziale e te sei fregato. E che dovremmo sempre noi subire le prepotenze e le ingiustizie dei signori comandanti.